Sì. Se io guardo tre cose lì, voglio me le sogno, come Sì. faccio a sapere c'è scritto il primo, il secondo? Sì, io metto la data. Ah, la data, Sì, ok. quindi in base alla data poi voi Va bene, vi grazie. regolate. Ecco, allora stiamo registrando, mi pare, sì. Allora, io farei una. Allora, intanto devo dirvi che insomma, alle 5 e mezza, alle 5 ho un impegno professionale, diciamo, quindi alle 5 devo essere a casa. Quindi magari anticipiamo di un quarto d'ora, insomma. Allora, io farei un piccolo riassunto di quello che abbiamo fatto l'altra volta, molto veloce. Allora, e poi vediamo alcune cose nuove. Allora, l'altra volta vi ho spiegato cos'è, diciamo, cos'è il desktop praticamente, no? Che è una scrivania elettronica cosiddetta, che è composta da uno sfondo, in questo caso è scuro, però si può appunto cambiare, e vedremo nel corso delle altre lezioni come fare, o magari anche dopo. E ha presente delle icone, che sono queste cose, questi simboli, diciamo, colorati di varie forme, e ogni forma, diciamo, corrisponde anche una funzione di solito, per esempio il cestino, è chiaro che è un cestino, insomma, no? Ha la forma di un cestino, e quando si riempie è come se noi buttassimo dentro delle cartacce praticamente, no? E quindi anche simbolicamente se si riesce a vedere questo. Poi ci sono dei file e dei collegamenti, queste sono le tre cose, diciamo, che compongono il cosiddetto desktop, scrivania, diciamo così. Poi in fondo, nella parte bassa, abbiamo la riga di stato, cosiddetta, che ci serve per mettere in evidenza tutte le azioni che noi stiamo facendo con il computer, nel senso che se io apro una cartella, questa cartella sarà rappresentata anche qui in fondo su questa barra delle applicazioni, per dirmi guarda che stai usando quella cartella che fa quella determinata cosa, oppure quel file, oppure quel programma. Poi abbiamo questo bottone a sinistra in basso, che è il bottone di avvio, cosiddetto, che ci permette di spegnere il computer. Se io clicco qua ho tre possibilità, sospendi, arresta il sistema, quindi spegnilo, oppure riavvia il sistema. E poi ci sono degli altri bottoni, tipo questo, che mi permettono di fare dei settaggi, che poi magari vedremo qualcuno di questi anche. E poi degli altri bottoni cosiddetti, dove sono dei collegamenti ad altre cose che tra l'altro abbiamo già visto, tipo documenti, eccetera. Comunque adesso andiamo avanti intanto. Restiamo ancora un po' nella parte generale, insomma, del discorso. Poi vi ho detto anche che la forma di questa icona, di questo, diciamo, menu di avvio, ci dà indicazioni anche del sistema operativo di Windows. In questo caso, questo simbolo ci dice che stiamo usando Windows 10. Windows 7 sarebbe diverso, Windows XP ancora diverso, eccetera. Poi vi ho parlato del mouse e dell'importanza di impugnarlo nella maniera corretta, facendo praticamente perno sulla scrivania col polso, in maniera di avere un riferimento sicuro e fermo, diciamo, no? Durante lo spostamento. Con queste due dita diciamo, si posiziona, mentre l'indice e il medio servono uno per il tasto sinistro e l'altro per il tasto destro. Vi ho parlato del doppio clic, che ritrovate sulla lezione precedente, e della funzione che ha il tasto sinistro del mouse, che è un tasto cosiddetto di selezione. Questo serve per selezionare, per fare delle cose in sostanza. Mentre il tasto destro è un pulsante che non serve per selezionare o per far partire qualcosa. Qui non serve fare il doppio clic, voglio dire. Questo serve solo è una scorciatoia per poter fare delle azioni in base al contesto in cui si trova il mouse. Se si trova per esempio in un posto bianco, così neutro, diciamo, del desktop, farà una cosa, vedete? Ci propone delle cose che io posso fare selezionando il tasto sinistro.
Se faccio la stessa cosa in una cartella tipo questa, mi darà altre possibilità di fare altre azioni che andrò a selezionare col tasto sinistro, appunto. Ecco, se io sono in questa posizione, per esempio, e voglio uscire e tornare come prima, come posso fare? Ci sono due possibilità, senza compiere azioni, voglio dire, no? Perché magari mi sono sbagliato e sono andato qua e ho cliccato magari il tasto destro, appunto. Ci sono due modi. Col tasto sinistro, cliccando su un'area neutra, un'area bianca, come si dice, no? Così, semplicemente. Oppure utilizzando l'ESC, il tasto ESC da tastiera. Il tasto ESC, per capirci, è questo qua. Questo. C'è scritto proprio ESC. Ecco. Quindi cliccando qua, se io sono in questa posizione e clicco qui sulla mia tastiera, praticamente sparisce il menu contestuale. Ecco, poi vi ho parlato della differenza tra il doppio clic e il clic singolo. In genere il doppio clic serve per tutte le cose che ci sono sulla scrivania principale, diciamo così, sul desktop. Ma serve anche all'interno di una cartella. Questa è una cartella, io adesso l'ho aperta col tasto sinistro, cliccando due volte velocemente. E a questo punto ho aperto questa cartella. Anche qui dentro però ci sono altre cartelle o sottocartelle o subdirectory, come si dice in inglese, no? Dove io posso cliccarci dentro col doppio clic, eccetera. Però anche qua devo fare il doppio clic, perché questa è praticamente, diciamo, può essere definita un'icona come questa, cioè non è un bottone, perché come vi ho detto il clic singolo va effettuato sopra i bottoni. Come faccio a riconoscere i bottoni? Qua è un po' difficile, poi con la pratica diventa semplice. Però in realtà, per esempio, questo è un bottone, questo è un bottone, questo è un bottone. Tutte le cose che ci sono qui sulla riga di stato sono dei bottoni. Le uniche cose che non sono dei bottoni, in buona sostanza, come regola generale, sono le icone o i file presenti nel desktop e tutti i file o le cartelle presenti nelle sottocartelle. Queste a loro volta sono, qui serve il doppio clic, perché vedete io con un clic unico, per esempio qui sopra, col tasto sinistro, non faccio niente, semplicemente seleziono questa riga, vedete? Se io faccio un doppio clic veloce qua sopra, allora l'apro. Quindi se volete ricordare questa regola generale, che poi è quella praticamente, è che io doppio clic col tasto sinistro, ripeto, lo faccio o all'interno di una cartella o sotto cartella o su tutte le icone o i file presenti sul desktop. Tutto il resto sono bottoni, quindi serve un solo clic qui, per esempio, per chiudere la finestra. Non serve un doppio clic, ne basta uno. Qui invece serve un doppio clic veloce, intendo, no? Qui serve un doppio clic. Se io voglio vedere questo file, che è un file, è un'immagine, come vedete anche voi, no? Anche qua devo fare un doppio clic. Altrimenti, se io faccio semplicemente un clic, non faccio niente. O se faccio un doppio clic a distanza di 2 secondi, non succede niente. Devo farlo in maniera successiva, veloce. Clic, clic. Ecco, mi sembra che di aver insomma spiegato bene, no? Ecco, poi comunque rivedete tutte queste cose. Quindi. Allora, poi cosa abbiamo fatto l'altra volta? Ecco, sì, abbiamo parlato delle finestre, appunto, perché tutto quello che noi facciamo con Windows, lo dice il nome stesso, Windows, no? Finestra, è gestito da finestre. Io qualsiasi cosa faccia adesso,
che faccia partire, non so, LibreOffice per dire, no? Che è un software per fare testo, per fare fogli elettronici, eccetera. Vedete, questa è una finestra. Se io la rimpicciolisco un po' e la ridimensiono, questa è comunque una finestra. Quindi tutto quello che facciamo noi lo facciamo utilizzando le finestre. Questa è una finestra, questa di prima è un'altra finestra. Cioè tutto viene gestito dalle finestre, che si possono chiudere, aprire, ridimensionare e quant'altro. Ecco, adesso chiudo tutto. E poi abbiamo visto anche che aprendo una cartella in modo, diciamo, standard, succedono alcune cose. Il contenuto cambia a seconda del tipo di cartella, diciamo così, no? Però ci sono delle cose fisse in tutte queste finestre. E in particolare di fisso c'è questa riga, diciamo, superiore, iniziale, diciamo così, no? Dove in questa riga che cosa abbiamo? Abbiamo questi tre bottoni che l'altra volta li abbiamo visti, che è di chiusura, di ampliamento della finestra a tutto schermo e di riduzione della finestra sulla barra di stato. Allora, li proviamo, questa con questo, per esempio, facendo uno clic solo, quindi questo è un bottone, posiziono la mia finestra qui. Cliccandoci sopra, con un clic solo, la riapro. Facendo in questo modo, sull'altro bottone in mezzo, la amplio a tutto schermo. Cliccando di nuovo sul bottone in mezzo, che però questa volta avete visto ha cambiato forma, ridimensiono la finestra allo stato originale. Vedete? Qui ha cambiato forma, lo riseleziono e faccio così. Con questo invece è la X, quindi non si può sbagliare, cliccando qua chiudo la finestra. Poi abbiamo visto come anche ridimensionare le finestre agendo sul cursore, per esempio, vedete, o sopra o sotto, e quindi ridimensionando visivamente la finestra, oppure sullo spigolo, facendo contemporaneamente le due azioni, oppure cliccando due volte semplicemente qui sopra, dove c'è la parte bianca della prima riga, anche qua la porto a tutto schermo. È come se avessi cliccato qui su questo bottone qua. Ma non solo, questa finestra, cliccando appunto e mantenendo premuto il bottone sinistro su questa parte della finestra, la posso trascinare sullo schermo e posizionarla dove ho bisogno, in sostanza, no? Ecco. Poi queste cose diventano naturali, insomma, dopo un po' che usate il computer diventa una cosa molto molto semplice. Ecco, poi vi ho spiegato anche nel caso che voi abbiate bisogno di avere due o più finestre sullo schermo contemporaneamente, per fare in modo che non si sovrappongano, c'è la possibilità di cliccare su questa parte, non qui, ma su questa parte in alto, non nella parte bianca, mantenendo premuto il tasto sinistro, spostandosi verso sinistra, vedete che appare questa cosa in penombra sullo schermo, non so se si riesce a vedere da qua. Sì, vedete che c'è questa parte. Se voi rilasciate il mouse in questa situazione, la finestra occupa praticamente metà schermo. Stessa cosa potete fare dall'altra parte, ovviamente. Vedete? Ecco. Questo è molto importante perché se io ho più finestre, per esempio ho questa aperta e poi ne apro un'altra, c'è il rischio che si sovrappongano. Allora io potrei fare così, poi così, poi così e poi così. Insomma, diventa una cosa abbastanza macchinosa, no? Io semplicemente cliccando e mantenendo premuto il tasto sinistro su questa parte della finestra, non qui ma o qui, ma qui proprio dove c'è, in questo caso è nero ma si dice una parte bianca, no?
una parte nulla, la trascino mantenendo premuto il bottone finché mi compare in penombra questa finestra, vedete, e rilascio. A questo punto ho lo schermo pieno, però le due finestre libere. Potrei averne anche tre, per dire, non solo due. Adesso aggiungo un'altra funzione importantissima, che l'altra volta io non vi ho detto. Supponiamo che io sia in questa situazione, ma che però voglia nello stesso tempo vedere il mio desktop, la mia scrivania, diciamo originaria, senza queste finestre. Come faccio? Allora, la cosa più semplice è cliccare nella parte destra del video, vedete dove ho il mouse io qui, non qui sopra, ma proprio si riesce a vedere appena appena, vedete? Ecco, vedete che si evidenzia un bottone proprio, che è una piccola riga sul bordo dello schermo. Ecco, andando a cliccare lì, cosa succede? Succede che io rivedo la mia scrivania, diciamo così, no? Ma non ho perso le due finestre, ovviamente, perché se io ci vado a ricliccare, mi riappaiono. E questo può essere utile, insomma, perché supponete che voi state facendo un lavoro, per esempio, no? Però, non so, avete bisogno di fare un'altra cosa, mandare un'email, per esempio, no? Però nello stesso tempo mantenere attivo il lavoro che stavate facendo prima. Quindi dovete mandare un'email, farete partire un'altra applicazione che avete sul vostro desktop, oppure aprite, non so, internet, per dire, no? Per mandare appunto un'email. In questo caso aprite il vostro internet, fate le vostre... Perché non fa l'email la chat? Allora, la chat è una cosa statica, nel senso... Scusa, l'email è una cosa statica, nel senso che io mando un'email a te, la scrivo, poi la mando. Con la chat invece c'è possibilità di colloquiare. Cioè io ti scrivo qualcosa con la chat, tu mi rispondi subito e io ti riscrivo e avanti così, no? Invece con l'email prima devo mandartela, poi devi leggerla, poi una volta che l'hai letta devi avere il mio indirizzo di posta e rimandarmi l'email. È una cosa più lenta, diciamo così. Ecco, la stessa cosa che voi avete, che vi ho spiegato qui per il discorso della visualizzazione, diciamo, del desktop, lo potete fare anche sulla riga di stato, andando a selezionare anche qua una parte bianca, utilizzare il tasto destro, il menu contestuale cosiddetto, no? E poi qui c'è scritto mostra desktop. Qui col tasto sinistro, quindi clicco con un clic mostra desktop e a questo punto ottengo la stessa cosa che andare a cliccare qua. Ecco, se non avete domande io comincerei ad andare un po' avanti. Sì. Io ho le tue cartelle che sto guardando, che magari ho tirato fuori dai miei documenti, che ho scritto, sì, le cose da... Però potevo andare su Libero, perché ho la posta sì, e devo spedirla come mail. Sì. Però non ho sul desktop, non ho Libero, sì, devo entrare in internet. Sì. Ma e nel frattempo entro in internet e poi entro in Libero? Allora, in questo caso, come sono messo io adesso, sì, potrei entrare in internet anche con questa finestra attiva come la vedete voi, sì, semplicemente facendo un clic qua, che è Mozilla Firefox, che è un browser per entrare in internet. Io l'ho però, è lo stesso. È lo stesso, sì, è lo stesso, lo stesso. Sì. Sì, sì, è la stessa cosa, Opera o altri, sì, ce ne sono, sì, a decine, insomma. Io uso Mozilla Firefox perché mi trovo bene, insomma, da tanto tempo e uso quello. Però nessuno vieta di usarne un altro, insomma. Allora, in questo caso io potrei comunque entrare perché ho il bottone qua, diciamo, sì, no? Se non l'avessi avuto qua il bottone pronto, avrei dovuto fare appunto così, oppure cliccare il tasto destro qui, sulla parte vuota, andare sul desktop, mostra destro, e fare partire Firefox da qua.
A questo punto lo facciamo anche partire. Parte Firefox. Questa è un'altra applicazione che io ho in linea, diciamo, sulle cose che sto facendo. Se voglio tornare, lasciare questa in linea per dire perché sto facendo un'email, per esempio, no? Sì, vogliamo spedire per esempio una foto, vogliamo mandare un documento. Quando sono là, cosa faccio? Allora, in questo caso devo entrare in libero. Entro in libero. Allora, io adesso non posso E le mie entrare, cartelle non voglio no, neanche entrare sulla sua no. mail, anche perché. No, per andare a prendermi il documento che mi serve nella cartella dopo, Sì, adesso. sì, allora No, lì. perché da magari anche Sì. non so, spiegarle anche degli esami che stava a tirare su da mandare al dottore, per esempio, tutti che te la mandano Sì, a casa. allora in quel caso bisogna andare su un bottoncino che si chiama Allega File, no? Cliccare lì, si apre una finestra, no, Sempre col tasto sinistro, destro. cliccando col tasto destro della selezione, diciamo, no? Si clicca su questo bottoncino, che non mi ricordo più il nome adesso, comunque mi pare che sia, ha il simbolo di una graffetta, diciamo, ecco, Allega File, si clicca lì. Si va nel percorso giusto della cartella dove c'è il file da Allora allegare. io riapro per poterlo Sì, trovare. si seleziona il file, si clicca su OK o quello che è, insomma, per chiudere la finestra o invia, ecco, e in automatico quel file andrà a collegarsi con quella mail che lei sta facendo. Nota che spedisce la mail e spedisce anche l'allegato insieme, che sarebbe il file. Ma devo andare anche sulla rubrica per poterlo spedire a dove? Sì, Cioè, bisogna scrivere il quando sono qua nome. devo cliccare Sì, però rubrica. stiamo entrando in un argomento un po' specifico. No, no, queste sono cose che servono e le faremo anche. E, no, le faremo sì, sicuramente perché insomma è una cosa che si usa di più, diciamo, oggi con internet, insomma. Oltre ad andare a vedere No, perché l'ANSA lei ha capito che bisogna e tornare i indietro per media. andare a tornarla per spedirla sul libro o su internet, su quello che dovete Sì, vedere, sì. però non sapete dopo la cartella dove recuperarla per tirarmi ancora perché mi serve. Invece così la me resta là, io la riapro e poi me la prendo, insomma, Sì, in carta. diciamo anche che ogni browser, cioè se lei usa Libero è un browser, se uno usa Gmail è un altro browser, se uno usa Virgilio è un altro browser. Ogni browser ha il suo, diciamo, funziona più o meno al 90% in modo uguale, però ogni browser ha il suo aspetto specifico di come fare le cose. Cioè, se io vado in Google, è quasi un altro pianeta rispetto a Libero, insomma. Poi dipende con che browser uno ha poi la posta elettronica, insomma, diciamo. Se io uso per esempio Outlook della Microsoft, è un altro pianeta ancora. Però la differenza tra i browser, i cosiddetti in cloud, no? Cioè spesso sulla nuvola, e rispetto a per esempio Outlook della Microsoft, è che se voi usate un browser tipo Libero, Google, Hotmail e altri, le vostre mail non sono residenti sul vostro computer, sia quelle che arrivano che quelle che partono, sono residenti in cloud, cosiddetti, no? Che da un lato è una cosa positiva, nel senso che se a un certo punto vi finisci in acqua il computer, avete perso tutto, no? In questo caso non avete perso niente, perché i vostri dati sono in cloud. Quindi attraverso qualsiasi computer, anche in biblioteca piuttosto che da un amico, voi potrete comunque accedere alle vostre mail e inviare mail. Se le mail sono memorizzate solo sul vostro computer, diventa un problema, perché una volta che uno ha il computer rotto. No, ma a me interessava sapere il procedimento da Sì, fare per. ma faremo un esempio allora specifico. Allora, se c'è qualcun altro che ha qualcosa da chiedere, intanto Piacere se potessi alzare un il pochino volume. di volume, Questo è sempre il mio difetto, guarda che. grazie. È bello, insomma. Speriamo che no, aspetta, come funziona.
Niente, cerco di tenerlo più vicino. Ecco. Bene, allora abbiamo fatto questo. Adesso, l'altra volta vi ho detto che quando voi la prima volta accendete il computer dovete avere assolutamente alcune icone presenti nel desktop, no? Il primo è il cestino, ma questo ce l'avete sicuramente perché non si può nemmeno cancellare, quindi questa è un'icona che Windows non permette di cancellare. Poi dovete avere questo PC, questa icona, e vabbè, vi ho detto anche pannello di controllo, però pannello di controllo diciamo non è proprio obbligatorio, diventa utile più avanti quando avete un po' di dimestichezza con il computer, perché qui dentro praticamente, aspetta che vi faccio vedere cosa c'è, serve per gestire un po' il computer ecco, per esempio, questo dovrete usarlo sicuramente quando dovrete cancellare dei programmi. Cioè, voi per esempio installate un programma anche da internet, per esempio, non è molto facile che ciò avvenga. Nel momento in cui decidete di scaricare questo programma, voi non potete sapere dove è installato il programma, in quale cartella e quali file rappresentano appunto questo programma. Quindi all'interno di questo pannello di controllo c'è una funzione che si chiama programmi e funzionalità. Io ci clicco sopra, vedete? Questi sono tutti i programmi installati su questa macchina. Se io devo disinstallare un programma di questi, devo andare qua, quindi devo andare qua, tasto destro, disinstalla. Perché solo in questo modo il programma viene disinstallato in modo corretto, se no, a parte che è quasi impossibile fare diversamente, ma anche se voi doveste individuare dove è installato il programma, non basta cancellare la cartella dove sono i file, bisogna fare questa procedura, perché questo cancella tutti i collegamenti a questa applicazione. Come dicevo l'altra volta, c'è un file di registro dove viene memorizzato tutto quello che succede in questa macchina. E quindi se si fa in questo modo vengono cancellate anche le voci di registro legate a quel software installato, altrimenti non è possibile farlo. Comunque, chiusa la parentesi, allora cestino, questo PC e documenti, queste sono le tre, diciamo, le tre icone che devono esserci. Supponiamo che uno per sbaglio cancella una di queste due, per esempio, no? Come vi ho detto, il cestino non si può cancellare. Se io lo seleziono e vado sul tasto canc, non succede niente. Però se io seleziono questa, per esempio, e per sbaglio vado sul tasto canc, questa sparisce, non c'è più. Allora, come facciamo a ripristinarla? Quindi sparisce l'icona, sì. Quello che c'era dentro. Esatto, perché è comunque un collegamento. Questo è un collegamento a una cartella che era chiamata questo PC. Allora, qui si torna utile il cestino, appunto. Se io vado qui sopra e ci clicco sopra due volte, vedete? Si apre una Windows, una finestra, e qui c'è anche questo PC. Allora io non devo fare altro che selezionare questo, mantenere selezionato aspetta, lo seleziono, col tasto sinistro ci clicco sopra e mantengo il click sul mouse, no? Lo trascino, vedete c'è scritto crea collegamento in desktop. A questo punto io ho ancora il mio collegamento che fa riferimento a questa cartella, a questo PC, no? Però c'è scritto anche collegamento, a me non interessa, a me interessa solo che ci sia scritto questo PC, come era prima. Allora, per cambiare il testo qui dentro ci sono alcuni modi.
Allora, quello più semplice è semplicemente fare un clic qui, poi col tasto destro andare su rinomina, selezionare il tasto, col tasto sinistro rinomina, appunto. A questo punto diventa tutto blu, vuol dire che è tutto selezionato. Se io faccio così, qui sopra, vedete, sparisce tutto e c'è scritto UIO, cioè le lettere che io ho premuto. Chiaramente ho sbagliato, quindi premo ESC e torno come prima. Rifacciamolo. Seleziono con un clic, tasto destro, con un clic naturalmente, col tasto sinistro vado su rinomina. A questo punto è tutto selezionato, quindi io dovrei scrivere questo PC per togliere il collegamento, no? Io posso anche però selezionare in fondo a questa selezione, vedete, la parte blu sparisce, seleziono col mouse solo la parte che mi interessa cancellare, cioè solo questa, vado sulla tastiera, premo il tasto canc e quindi ho il mio tasto, ho ripristinato la mia icona col nome giusto, questo PC. Questo vedete che è un'icona perché, come vi ho spiegato, c'è questa freccina, no? Che dice che c'è un rimando a qualcosa, no? Questo è un collegamento a questa cartella che esiste nel vostro computer, nel disco C, eccetera, eccetera. Quindi nel tasto, nell'icona cestino, vedete che c'è, oltre a esserci anche questo PC, questa cartella, c'è anche documenti. Quindi potrei fare la stessa cosa con documenti, per esempio. Io per sbaglio seleziono questo, poi per sbaglio premo canc, sparisce, no? Anche qua vado su cestino, vado su documenti, mantengo premuto il tasto sinistro su documenti, lo trascino fuori e come prima succede questo. Allora, prima abbiamo cambiato il nome selezionando e poi, scusate, selezionando appunto l'icona, poi tasto destro e rinomina. Potrei farlo anche in un altro modo, e cioè facendo un clic qui sopra, uno solo, poi andare qui sul testo e farne un altro. Mi appare tutto blu, quindi a questo punto, se io scrivo documenti, ho di nuovo la mia cartella documenti. Quindi questo è il modo per rinominare, diciamo, eventualmente le cartelle che voi trovate, che voi avete per esempio sul testo. Per esempio, se io creo una nuova cartella, no? Utilizzando il tasto destro. Allora, premo il tasto destro, vado in questo caso, vado su nuovo. Ecco, vedete, quando ci sono queste spunte, queste freccette, vuol dire che c'è un sottomenu a tendina, cosiddetto, no? Perché questo è il menu principale, questo, no? Dove ci sono queste come nel caso del comando nuovo, no? Vedete? Che c'è questa freccetta, vuol dire che ci sono dei menu a tendina, dei sottomenu a tendina, cosiddetti, no? In questo caso, uno dei sottomenu è cartella. Quindi vado su cartella, quindi creo una nuova cartella, no? E me la mette qua. Vedete che mi colora già in automatico, in questo caso, il testo. Questo sta a dire che io, andando a cliccare a scrivere qualcosa, prova per esempio, il testo viene sostituito, tutta la parte azzurra viene sostituita dal testo che io scrivo. Quindi prova. In questo modo ho creato una cartella che non contiene niente, naturalmente ancora, no? Ma che però è una cartella come questa, per dire, no? Questo contiene delle sottocartelle e questa invece no, perché è nuova. Però qui dentro potrei andare a riempirla copiando dei file o scrivendo del testo e andando a memorizzarla
a memorizzare il testo dentro questa cartella. Quando su un spazio vuoto si dà la conferma della nuova scritta? No, in questo caso in questo caso se io passivo prova 2 non mi ricordo, bisogna provare. Allora proviamo a cliccare col tasto sinistro su una parte vuota, infatti me lo accetta, però avrei potuto premere anche il tasto invio da tastiera, che è quello che si usa di solito, insomma. In questo caso, giustamente, cliccando esternamente su una parte vuota col tasto sinistro, è come se avesse confermato, diciamo, il discorso. Allora, cancelliamo anche questa, trasciniamo sul cestino, è morta là. La differenza tra can't e isk. Allora, il tasto can't, si capisce, intuisce anche dal termine, cancella, no? Cancella qualcosa che io ho già selezionato prima col mouse. Che se io vado qui, per esempio, no? Non seleziono niente e premo cancel, eccolo qua, non succede niente. Se vado qua e premo cancel, questa va a finire qui dentro. Perché? Perché vuol dire che questa è una cosa che io adesso ho selezionato. Se seleziono tutta questa cosa qua, per dire, no? Queste tre icone insieme, e premo cancel, vanno a finire nel cestino. Se io non ho selezionato niente, premo cancel, non succede niente. Il tasto ESC è comodissimo per tante cose, dipende dalle situazioni. Per esempio, se io premo qua una volta la selezione, premo ESC, non succede niente, per dire, no? Se io vado qua e premo il tasto destro e si apre questa menu a tendina che voglio togliere, premo ESC e lo toglie. È un uscire, esca, è come un uscire da qualcosa di cui non si vuole più continuare il procedimento, insomma. Viene usato anche in informatica, nella programmazione, diciamo, in alcuni casi diventa importante anche questo, cioè viene simulata l'applicazione, appunto, dell'utente che pisa sul tasto esca. Buona sostanza. Quindi è uscita, insomma, un'uscita da qualcosa. Quindi cancello qualcosa che sto facendo in quel momento? Sì, qualcosa che sto facendo in quel momento, sì, che voglio interrompere. O anche in alcuni programmi, per esempio anche di alcuni programmi, per esempio, che gestiscono le immagini, no? I file molto pesanti. Uno lancia un'applicazione che converte, non so, l'immagine che ha in qualcosa di più grande, per cui a un certo punto ci mette, non so, mezz'ora per finire il processo, diciamo, no? Uno si stufa prima e dice, no, fermate subito, preme ESC e si blocca tutto, nella maggior parte dei casi. Quindi è un tasto di uscita. Allora, siete stanchi? No. Sì, prego, prego. Sta attento, io la cartella documenti non ce l'ho sul testo. Documenti? Sì. Sì. Allora io ce l'ho sotto il bottone a sinistra. Cestino? No, il primo bottone a sinistra dove c'è apri e riavvia. Sì, sì, c'è sì. Ecco qua, c'è documenti e io l'apro. A quel punto, se io la voglio portare come icona sul desktop... No, ma non ho capito dov'è adesso quel... qui che è strano. Allora, aspetta che li chiudo. Qui? Il tuo bottone a tua sinistra, dove c'è riavvia... Sì, cioè, qua. Là. Sì. Vai su dove il penultimo... No, giù, lì. Qua, sì. Quello è immagini. Sì. Se io da lì me la voglio portare sul... Detto. Sì. Allora, io vado lì e la apro. Sì. Allora, io avevo provato col tasto destro
cliccando su una cosa bianca, poi sulla parte bianca, Sì. perché pensavo nuovo e ho trovato collegamento. E non mi devo spiegare il procedimento. Però Sì. quando vado su collegamento, mi dà una cosa che io non ho mai visto. Selezionare l'elemento per cui si desidera creare un collegamento. Che potere che sta Secondo me andiamo un po' a incasinarsi la vita, eh. Cioè, nel modo molto più semplice da Ecco, dimmi il modo farlo. più semplice che mi fai. Allora, noi prima abbiamo fatto proprio questo esempio: abbiamo cancellato documenti e abbiamo portato sul Ma io non cestino. l'ho cancellato, non ce l'ho nel cestino. Bene, allora facciamo finta che noi lo cancelliamo, così anche noi non ce l'abbiamo più. Come lei? Lei praticamente ha fatto un'altra procedura per fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, cioè è andata qui. Ha cliccato su questa icona, documenti, e si è aperta questa finestra. Ci siamo? Sì. Ecco. A questo punto, se io voglio portarmi il collegamento di documenti sul desktop, cosa faccio? Vado qui, lo seleziono col tasto sinistro, mantengo selezionato il tutto e trascino su desktop. Poi naturalmente entro qui dentro, tiro via tutta la parte che non mi interessa, questa, e quindi ho la mia cartella ancora documenti. Noi avevamo fatto un percorso diverso partendo dal desktop, che si era aperta la stessa finestra In questo in pratica. caso rimane coinvolto allora sia sul testo che aspetta che No, faccio no, sì. allora, la cartella originaria è sempre questa. Questa qua, praticamente, è posizionata, aspetta che andiamo a vedere Perché dove. io qua nella lista lo trovo due volte documenti. Dove qua? No, nella finestra che c'era aperta prima. In questa finestra? Uno è là in alto, mi da Sì, vedere sì, a quanto costo, e uno è più in basso. sì. Sì. È così, Ah, c'è sempre sì, due ma è sempre la stessa. volte. Ma quando io trascino sul desktop ce l'ho, e dove era originariamente c'è ancora o no? Allora, siamo qua un momento perché sì, bisogna un po' specificare meglio questa cosa. Vedete, noi qua abbiamo una voce che si chiama accesso rapido, cioè questa, no? Dove sostanzialmente ci sono dentro dei link, anche qua, dei collegamenti alla famosa cartella, no? La famosa cartella è questa, dove all'interno c'è anche documenti. Questa è, diciamo, una cartella presente sul nostro computer, no? Qui dentro c'è un elenco di sottocartelle, tra cui c'è anche documenti. Questo invece è un accesso rapido, cioè è la stessa cosa, è lo stesso link, diciamo così. Purtroppo ci sono tanti modi di fare le cose, per cui si fa anche confusione, qualche volta veramente. Se poi noi vogliamo essere sicuri di capire dove sono effettivamente cartelle, allora io posso dirvi che tutto quello che è presente, per esempio, sul desktop, è nel disco C, che è il disco principale dove risiede il sistema operativo e tutto quello che noi facciamo, diciamo così, no? Poi, se uno invece ha installato sul computer un altro disco, questo disco si chiamerà disco D, e in questo disco D di solito vengono memorizzati tutti i dati. Cioè, spieghiamoci meglio. Allora, siccome esiste il rischio diciamo che la macchina, che il disco si rompa, no? Non succede spesso, anzi succede molto di rado, però siamo proprio sfigati, insomma potrebbe capitare proprio a me che si rompe il disco, no? Allora, se uno ha un disco solo, cioè il disco C, che è quello che deve esserci, e dentro lì ha tutto il sistema operativo, tutti i programmi, le applicazioni, tutti i dati di questo mondo, no? Tutto quello che fa, insomma, no? E si rompe il disco C, voi capite bene che, insomma, uno è in panne, non tanto per i programmi, e quelli si ristallano, no?
di nuovo, ci vuole un po' di tempo, ma insomma, qui si ristanno. Ma se uno perde i documenti, uno perde le foto del nipote di 10 anni fa, insomma, o qualche anno fa, uno perde queste cose e non ha fatto le copie di backup o di salvataggio, insomma, può essere un problema. Per cui di solito nel computer vengono installati due dischi, un disco C e un disco B. In uno ci sono i programmi e nell'altro ci sono i dati. Così diventa anche più facile separare i dati dai programmi e fare anche i backup, per dire, no? Comunque magari vedremo meglio. Il disco C è il cosiddetto disco rigido. Sì, è disco rigido, sì. E per passare dal disco rigido, cioè dal disco C verso il disco, diciamo, andando avanti, Per capire se uno ha più dischi nel lo computer, chiamo io. semplicemente apre questa cartella, questo PC. Vedete? Questa cartella che cosa mi dice? A parte la parte qua iniziale, lasciate perdere, che sono dei link a delle cartelle sempre, no? Però dispositivi e unità. Qui mi dice che ho un disco locale chiamato C e un'unità DVD, che sarebbe il famoso CD, no? Che c'è nei portatili. Quindi in questo caso io ho solo un disco. Difatti, io avendo solo un disco, in questo caso, come faccio a separarmi dai dati? All'interno del disco C ho creato una cartella che si chiama dati, che sarebbe questa, no? Se io clicco qui dentro, vedete, c'è questa sottocartella che si chiama dati, di cui questo è un link a questa cartella. E qua dentro ci sono tutti i dati. Quindi io quando devo fare un backup, faccio un backup di questa cartella e ho tutto il backup dei miei dati. Perché qui sotto ci sono altre sottocartelle con tutti i dati miei, insomma, no? Io quando scrivo un documento Word non vado a salvarlo nel percorso di default dei documenti di Windows, no? Perché quello è il disco C. Io vado a salvarlo in questa cartella, mi creo una sottocartella dove vado a salvare tutti i miei documenti. Qui ci sono i documenti dell'università, per dire, no? Vedete, 2017-2018, Università degli Anziani, e qui ci sono, c'è tutta la storia perché questo è un computer dell'università, tra l'altro, che io uso per fare i corsi. Quindi qua ci sono tutti i dati appunto dell'università. Però io appunto per questo ho creato una cartella, di cui poi ho fatto un link qui sul desktop, perché se no avrei dovuto aprire questa cartella, andare in C, andare in dati e avere l'elenco delle mie cose, no? Che poi sarebbe la stessa di questa. Vabbè, adesso vedete, non so se ricordate, insomma, il contenuto di questo link è questa cartella dati, no? Che è la stessa di questa. Eccola qua. È la stessa identica cosa. Facciamo un po' di pausa, che dite? Sì. E poi la cartella creata. Aspetta che fermo un attimo Allora, in teoria stiamo registrando. Allora, il discorso della cartella dati, che in questo caso io mi sono creato, è comunque una cartella presente comunque sempre nello stesso disco, disco C. Per cui se si rompe il disco, anche questi dati si perdono. L'ideale sarebbe avere un altro disco dove andare a memorizzare i dati. Ma supponiamo che uno non voglia crearsi questa cartella, ha un solo disco, il disco C, e come fa a crearsi una copia di backup dei dati? A questo punto, se uno non fa niente, tutti i dati che noi andiamo a memorizzare vanno in una cartella che si chiama documenti, cioè questa. E dov'è questa cartella? Allora, per andare a capire dov'è questa cartella fisicamente, apriamoci questo PC, andiamo sul disco C, andiamo su utenti in questo caso, andiamo su Win 10, perché questo computer si chiama Win 10. Se
Cioè il nome utente è proprio Win10, nel vostro caso se è Cinzia sarà Cinzia, voglio dire. Questo computer si chiama Win10, quindi entriamo qui dentro. Vedete che la cartella documenti dov'è? La cartella è questa. Allora, se uno deve farsi una copia di backup, a questo punto conviene farsi una copia di backup di questa cartella e basta. Perché tutto il resto, insomma, vabbè, poi c'è anche video effettivamente, però insomma le cose principali vanno memorizzate qua dentro. Tipo anche le foto di cartella dentro. Sì. Se uno ha la procedura automatica che dal cellulare viene spostato tutto sul computer, andrà a finire in documenti sicuramente. Allora io adesso per fare il salvataggio dei miei documenti la devo inserire un... Allora, il computer mi chiama su inserire supporto removibile, sì, esatto. Cioè un altro disco su cui salvo, sì, i documenti. Può essere una chiavetta USB, sì, abbastanza capiente, cioè almeno da 16 giga o 32 giga, sì, oppure un disco esterno di quelli da 500 giga, da un tera, ne sono adesso, costano anche pochissimo. Si collega sempre con la porta USB. Si inserisce, prende da là la corrente, quindi non serve neanche attaccarlo alla spina elettrica. Nel momento in cui si fa questo, apparirà una... Vediamo se una... Mettiamo, prendo una di queste per fare un esempio. Supponiamo che io ho aperto, diciamo, questa finestra, no? Questo PC, dove mi fa vedere le mie risorse, cioè disco C e il disco ottico, no? Supponiamo che io inserisca una chiavetta USB, ma potrebbe essere anche il telefonino piuttosto che il disco esterno. Qui in automatico, qui si è addirittura aperta, qui in automatico appare una nuova icona, anzi no, scusate, questa. Questo è sempre il lettore di DVD, no? Questa prima non c'era. Questo è, se io clicco qui sopra, vedo il contenuto di quello che c'è dentro di questa chiavetta. Allora che cosa faccio? Di solito, allora, torniamo indietro, vado qui, vado a pescarmi la cartella documenti che è in utenti, Win10 in questo caso, no? E qui sarà il vostro nome utente. Vado qui dentro e poi cosa faccio? Parcheggio questa cosa qua, perché qui ho documenti. Poi mi apro di nuovo questo PC, vado sulla mia penna USB in questo caso e la apro con un doppio clic e me la metto qua. Adesso trascino questa cartella qui dentro e il gioco è fatto. E quindi copio tutto quello che c'è in documenti, lo copio qui dentro. Oppure se non voglio fare l'aggiornamento, invece devo aprire i documenti e selezionare quello che voglio. Sì, se invece non voglio copiare tutto, ma voglio copiare solo alcune cose, vado in documenti, lo apro. Prendo la cartella foto, vedo quello che c'è e poi decido di mettere solo la cartella foto qui dentro, trascino mantenendo premuto il tasto sinistro e rilascio. A questo punto qui c'è sempre la cartella foto, però è copiata anche qua, cioè qui fisicamente sulla chiavetta. Se vado a vederla trovo le cose che ho appena detto. Intendo dire, se io voglio fare un aggiornamento del salvataggio che l'ho già fatto, sì, sono io che devo selezionare i nuovi file che voglio salvare, oppure il computer riesce a riconoscere i file che ho già salvato e magari mi dice no, puoi salvare anche. Sì, sì. No, allora lì entriamo in un'altra. Ora mi complica. No, vi faccio vedere subito. Anche là ci sono diversi modi per arrivarci, però uno dei più semplici è questo: utilizzare il pannello di controllo.
andare su backup e ripristino, e qui uno può programmarsi di farsi il backup a distanza di, non so, 3 giorni, 5 giorni, o una volta al mese, insomma, o 2 volte al giorno, quello che vuole. In questo caso però bisogna avere bisogna aver collegato un disco esterno che sia sempre quello, insomma, cioè, sì, nel senso che il backup va in questo caso a copiare non quelli già presenti, ma quelli nuovi o quelli modificati, il file, no? Allora in questo caso sì, diventa veloce, perché copia solo le modifiche, diciamo, no? Se invece ogni volta deve copiare tutto, magari ci mette un po' di più tempo, insomma. Comunque c'è il modo di farlo in automatico. Adesso, visto che stiamo parlando di dischi e di ecco, aspetta che la togliamo ormai così. Ecco, vedete, sì, questa la stacco. Sparisce anche da qua. Cioè, questa risorsa il computer riconosce che non c'è più e quindi non me la fa più vedere. Allora, perché il computer dà il nome C al disco fisso, diciamo, che è presente nei computer, tutti i computer, insomma. Non è possibile cambiare nome al disco C, quello è. Posso cambiare il prefisso che c'è davanti, ma il disco, la lettera rimane quella. Questo ha un'origine storica, perché una volta si lavorava appunto con il DOS, no? Quando non c'era ancora Windows. C'era il DOS, e il DOS prevedeva che tutte le memorie del computer partissero dalla lettera A. Quindi non so se voi vi ricordate, ma una volta c'era il floppy A, c'era il floppy B, e poi c'era il disco fisso che cominciava col C. E quindi è rimasto questo nome, il disco C rappresenta il primo disco fisso presente nel computer. Perché la lettera A e la lettera B appartenevano ai floppy, cioè ai dischi quelli removibili, diciamo così, no? E che sono rimasti, adesso noi non li vediamo più nei nostri computer. Però ci sono delle apparecchiature che ci permettono ancora di usarli volendo. Se uno ha dei dischi di floppy da 5 e un quarto piccoli, li può ancora utilizzare prendendo dei supporti con i quali si riescono a leggere proprio parole. Però questi non vengono più utilizzati perché la memoria di questi floppy era altro che le pendrive, cioè ci stanno 1000 floppy dentro di una pendrive, insomma, quindi adesso non ha più senso utilizzarli. Per cui i dischi partono dal C, poi c'è D, E, F, eccetera, e vanno in ordine alfabetico. Allora, quindi come vi ho detto, nel disco C, che è il primo disco fisso, c'è il sistema operativo, ci sono tutti i programmi e ci sono anche i dati se uno non vuole cambiare percorso nel momento in cui vuole copiare qualcosa o memorizzare qualcosa. Poi abbiamo i dischi ottici, cioè il CD e adesso c'è il DVD. Che permettono, per esempio, allora i CD erano nati con 700 MB di memoria, poi sono arrivati i DVD con 4700 MB di memoria, quindi 4 GB e mezzo, dove praticamente in un DVD adesso ci sta un film intero, sostanzialmente. I dischi possono essere riscrivibili anche, però adesso sono poco usati, specialmente dopo l'avvento delle pendrive, che sono più economiche, ma una volta i dischi potevano essere anche, anzi lo sono ancora, è possibile anche riscriverli. Quindi uno memorizza dei dati,
se lo lascia aperto durante la memorizzazione, poi è possibile cancellare i dati e riscriverci sopra. Però questo non è molto, non è stato molto utilizzato, perché appunto c'è stato l'avvento dopo delle pendrive. E se voi, non so se avrete notato, ma ci sono dei dischi appunto ottici e dei DVD anche, che hanno un meno davanti o un più davanti. Questo l'hanno fatto perché alcune apparecchiature leggevano uno o l'altro. Diciamo che quelli più famosi, diciamo così, o comunque più presenti nel mercato, sono quelli con segno meno. Quindi se voi dovete acquistare un DVD o un Verge, perché poi magari dovete memorizzarsi qualcosa, conviene prendere quelli con segno meno, perché sono più standard, diciamo così. Poi abbiamo le chiavette, appunto le cosiddette pen drive. Adesso ne fanno da 128 giga, mi pare, quindi memorie strepitose, fino a qualche anno fa impensabili. E anche i prezzi sono abbastanza calati rispetto a una volta. Poi abbiamo le memorie, quelle piccole da macchina fotografica, che si chiamano SD, Secure Digital, no? Che sono quelle utilizzate appunto nelle macchine fotografiche, e anche queste hanno capacità più limitate rispetto alle pendrive, però una buona capacità. E poi siamo arrivati agli SSD, cioè Solid State Drive, come l'hard disk che c'è qui dentro, per dire, no? Quello che parlavamo prima, che non hanno più le testine col disco che gira, ma è allo stato solido, per cui i dati sono memorizzati in maniera in celle, diciamo così, raggiungibili attraverso le coordinate XY praticamente. Tipo battaglia navale, quindi sono molto più veloci e più efficienti anche in termini di guasti, diciamo così. E poi abbiamo il cosiddetto cloud, cioè praticamente la nuvola, che sono adesso molte aziende mettono a servizio gratuitamente, anche in parte, la possibilità di archiviare dei dati appunto presso di loro, nella cosiddetta nuvola. E quindi abbiamo Google Drive, per esempio, Dropbox e altri, che per certi versi sono anche insomma, per chi ha un lavoro dove magari si sposta molto, non ha una sede fissa, per dire, no, con la possibilità di fare anche dei backup e robe così, questi quadri cominciano a diventare delle cose importanti, insomma. E anche perché danno la priorità della condivisione dei dati. Supponete, per esempio, non so, un'attività che ha a che fare, non so, con la progettazione, per esempio, i file di disegno o quant'altro vengono memorizzati in questo cloud, a cui è possibile accedere da qualsiasi parte del mondo e da qualsiasi utente, basta avere la password, e quindi, diciamo, la possibilità di entrare. Quindi non serve più portarsi la chiavetta con i dati o il computer così in giro per il mondo, si salva in questa nuvola e poi da qualsiasi parte si ha accesso. E adesso non so, voi avrete già avuto esperienza di scaricare dei dati dal telefonino, sì, fotografie così intorno. Adesso io purtroppo ho il telefonino là sulla finestra, non posso farvi vedere. Comunque, di solito nei telefonini, specialmente sicuramente in Android, chi ha Android, c'è una cartella, quando voi vedete appunto collegato il telefonino attraverso l'USB, che si chiama DCIM, che è Digital Camera Image. Non al cavo, però. Aspetta, no, non aspetta. Fa una prova. Allora si chiama Domodossola, Como, Imola, Milano.
praticamente è il nome di una cartella standard di Android, dove all'interno vengono memorizzati i filmati, le immagini. No, questo qua è così, sì. Dovrebbe essere questo. L'aveva spento qua, dopo. Era così aspettato, non la potevo sì. Mettere. Va a finire di girare male pronto. Mi sta stata aperta. Com'è che non mi piace? Io lo sono riato, ma non si interrà a piacere da fare. Ma poi non tanto tanto sento suonare, guarda su che bussa che so. Però le notti che magari sente suonare, le mie figlie mi stanno a fare differenza in orario, ora non si pensa male. Se poteva su della galleria che vedevo. Secondo me è il fatto di... Sta caricando. Esatto. È pronto. Pronto adesso, se si riesce. Allora, l'unità CD, ecco. Lui praticamente sta riconoscendo il portatile, sì, lo smartphone. Eccolo qua. Allora, praticamente adesso noi andiamo su apri cartella per realizzare il file e ci troviamo... No. Ma non riesce a entrare proprio. Aspetta, facciamo così. Unità CD locale. Non riesco a vederlo. Neanche su WhatsApp non è vero. Aspetta, forse adesso. No. No. Sì, che non lo riconosco. Non lo riconosce, no. Aspetta che vediamo se riusciamo da qua. Dispositivi e stampanti, vediamo un po'. Non riesco a vederlo proprio. Aspetta. No, non tengo ancora in alta segnale. Non riesco a vederlo. Sai che non lo riconosce. Niente, allora facciamo un esempio con la pendrive. Niente allora. No. Dammi con i miei attrezzi. Non riesco a vedere. Infatti dare una e che no, perché mi vuole vedere. Allora, come dicevo prima, se voi inserite il telefonino tra le varie cartelle presenti, WhatsApp e altro, insomma, ce n'è una che si chiama DCIM, Digital Camera Image, e qui dentro dovete andare per trovare le foto e i video. Io sto parlando di sistema Android però, perché l'Apple proprio non lo conosco. Adesso supponiamo di avere il telefonino, che io non ho, e sostituiamo il telefonino con la pendrive. Allora, prendiamo questa, la inseriamo e in automatico si apre la cartella, diciamo, no? Che è relativa alla pendrive in questo caso. Noi la vediamo anche da qua ed è questa.
Quindi qui voi avrete tutte le vostre foto, tutte le vostre foto. Ma io avevo una chiavetta, però mi ero portato. Aspetta, li provo. Aspetta, aspetta. Ecco. Quindi togliamo questa. Prima mi sono. Sì, sì. Sì, alcuni dicono che bisogna andare lì e cliccare, disinstallare. Io nella mia vita non l'ho mai fatto. E... ecco, allora io prima di venire qua stavo su internet e mi sono scaricato un po' di foto a caso. Allora, questa è la chiavetta, la Kingston, vedete, disco C è questo, quello diciamo del computer. Mentre quando inserisco un'altra periferica automaticamente mi diventa la lettera successiva, quindi il disco D. A parte il disco ottico che è sempre E, parte da E. Quindi se io avessi altre tre chiavetti, l'altra sarebbe non più E, ma F e G e avanti. Allora, questa è la mia chiavetta. La mia chiavetta ho alcune foto, come vedete, no? Andiamo a vederle. Vabbè, insomma, sono foto così, prese a caso, diciamo. Floreali, eccetera, 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 no? Supponiamo che queste siano le foto di famiglia che voglio andare a memorizzare da qualche parte nel mio computer. Allora, in questo caso io potrei andare in dati, perché questa è la mia cartella principale dei dati, per dire, no? Ma se voi non ce l'avete, allora andiamo in documenti, per dire, no? Andiamo in documenti, ci creiamo una nuova cartella col tasto destro sulla parte vuota, quindi un clic col tasto destro sulla parte vuota, andiamo su nuovo, stando attenti a non spostarsi, perché insomma altrimenti appaiono altri menu contestuali, vedete qui dentro, poi vado su cartella, quindi nuova cartella, clicco il tasto sinistro, mi appare questo nome di default e io metto invece foto. Non foto perché la cartella foto c'è già. Foto Tiziano. Ecco, mettiamo foto Tiziano. Poi col tasto sinistro punto sulla parte vuota, come abbiamo visto prima, no? E quindi la cartella viene rinominata in foto Tiziano. A questo punto doppio clic entro. Se voglio essere proprio pignolo, mi creo un'altra sottocartella, quindi tasto destro nella parte vuota bianca, nuovo, sto attento, ecco, vado su cartella e mi scrivo febbraio 2019. Punto sulla parte vuota col tasto sinistro oppure premo il tasto invio della tastiera e ho questa cartella febbraio 2019. Ci entro, quindi clicco due volte velocemente, tic, 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 e a questo punto ho la mia cartella vuota. Prendo tutte le foto, quindi le posso selezionare, vedete, come avevamo fatto nel desktop, anche qua nelle cartelle. Possiamo selezionarle in questo modo. Una volta selezionate in una zona qualsiasi della selezione, premo il tasto sinistro, lo mantengo premuto e copio. Oppure posso fare anche in un'altra maniera, adesso le cancello invece. Le seleziono sempre, trascino, e invece che copia, per modificare da copia a sposta, premo su CTRL, sul tasto CTRL, no scusate, sul tasto SHIFT, questo. Vi faccio vedere qual è.
Allora, è questo. Qui è chiamato maiuscolo, ma è la stessa cosa, shift o dipende poi dalle tastiere, insomma. Nella mia tastiera, per esempio, c'è semplicemente la freccia verso l'alto. Quindi si preme questo tasto, nel momento in cui io ho selezionato tutto, poi sto trascinando col tasto sinistro dei miei file, premo il tasto maiuscolo, quello che abbiamo detto prima, insomma il maiuscolo, vedete che cambia da copia a sposta, rilascio il mouse e a questo punto i miei file vengono spostati. Io non vi consiglio di fare questa operazione in questo modo, perché uno potrebbe anche sbagliare. Io vi consiglio di fare in questa maniera, di fare come prima il discorso copia, quindi selezionare tutto, trascinare e fare copia, poi tornare sulla cartella originale eventualmente e cancellare. Diventa più semplice e più sicuro. Ma spostabile direttamente tutta la cartella intera? Sì, si può spostare anche tutta la cartella intera. Diventa più, insomma, più sicuro, ecco. Allora, io a questo punto devo chiudere, però, perché devo lavorare. Sì, no, allora.